Ciao a tutti, chiunque siete, benvenuti su Security Breach, ragazzi. Oggi sconfiggeremo Afton. Sapete questo cosa significa? Significa che finiremo il gioco. Cioè, l'abbiamo già finito in realtà, però secondo molti il finale con Afton è il vero finale. Infatti viene chiamato anche True Ending, ovvero finale vero. Quindi adesso andiamo di corsa a finirlo. Grazie alle mie magiche hack, sono riuscito a creare il gioco per riuscire a entrare nel Phaser Blast e da adesso tutte le cose che seguono con l'uso dei salvataggi, così da non intaccare la mia sanità mentale che è già messa male. Quindi, dato che oggi abbiamo già fatto tutto, abbiamo distrutto Chica, abbiamo fatto qualsiasi cosa, abbiamo il suo voice box. Non abbiamo messo ancora gli occhi di Roxanne, ma tanto non importano. Non li ho messi perché mettendoli, sì, vedremo dove sono tutti i regalini, tutte le cose interessanti, ma appena lo mettiamo, non ci sono più salvataggi, non funzionano più. È il che è brutto. Quindi facciamo finta di niente. Allora, io qualcosa del finale effettivamente lo so. Lo so, lo ammetto. Principalmente perché volevo anche spiegarvelo. Cioè, non è che tu guardi il finale, che vuol dire? E non lo so. Invece io lo so. Però per il resto non so praticamente nient'altro. So giusto qualche cosina, il minimo indispensabile per comprendere un minimo. Ma poi non so niente. Quindi l'unica cosa che so, oltre al finale, è che per attivarlo, dobbiamo andare a Roxy Raceway. Se magari caricasse sarebbe anche meglio. Ottimostico. Allora, che ha caricato, salviamo. Salviamo perché noi possiamo, perché siamo forti. Ok, bene. Adesso dobbiamo andare in una parte che è stata per molto tempo non vista. Cioè, alla fine, a chi frega di questa zona? Cioè, non c'è nulla, non c'è. Ed è proprio nel nulla che si cela William Afton. Perché? Vi ricordate quando dovevo trovare la testa? Sì, se magari il tizio si levasse anche. Vi ricordate quando? Eh no, però, signore. Ok, via, corri. Vi ricordate quando dovevo trovare la testa? Ebbene, la testa era qua. Qui c'è anche la borsa a dimostrarlo. Questa era la zona. Solo che, ecco, qui c'è. Ma com'è che c'è la testa? Io l'avevo presa. Vabbè, non importa, abbiamo la testa in più. Solo che c'era questa porta che avevo scambiato erroneamente per la zona in cui dovevamo andare. Qua dentro, sotto delle scale davvero orribili, proprio buie, sporche, terribili, sotto ogni punto di vista immaginabile, si celava una zona piena di spazzatura, immondizia, che potete vedere anche qua. Qui, lì ho tagliato nel video perché tanto non serviva, o almeno non pensavo che servisse. In realtà serve e come. Allora, ad un certo punto, non mi ricordo quale, però ad un certo punto servivano gli artigli di Monty per rompere una saracinesca. Quindi chiaramente dovevamo fare la parte riservata a Montgomery per ottenere gli artigli. Ma adesso, perché sto usando Freddy? Sto usando Freddy perché qui l'ha fatto da solo, l'avrei voluto spiegare, però l'ha fatto da solo. Pratica che abbiamo fatto con il voice box di Chica, siamo riusciti ad attivare questo pallino che adesso è scomparso. C'era un pallino che abbiamo attivato con quel coso. Adesso noi, ah, può capitare, moriremo tutti. Confermi? Sì, confermo. Ok, adesso scendiamo. Scendiamo. Tutto scassato. Oh, Freddy, Freddy, tutto bene? Freddy? Freddy, che stai facendo? Ma Freddy, scusa, sei passato. Freddy oltrepassa le pareti, signori, è una nuova aggiunta. L'ho upgradato, voi non l'avete visto, l'ho upgradato per fare in modo che trapassi le pareti. Allora, ora siamo in questa nuova zona. Ok, quindi ha funzionato tutto, meno male, perché avevo paura che non funzionasse. Attiviamo questo coso qui. Ed eccoci qui, nella zona più sus di tutte, pieno di
C'è una testa di Freddy enorme. Aspettate. Posso andarci? No, non posso andarci. C'è una testa di Freddy enorme. Wow. E la mia torcia si sta scaricando. Ottimo, l'avrei dovuta... l'avrei dovuta... caricare prima. Prima di generatori. E... buongiorno. Ci sono due endoscheletri. Spero che non si attivino. Ah. Fumo mi ha jumpscherato. Freddy Fazbear's Pizza Place. Ok, allora, qui c'è da spiegare. Il Freddy Fazbear's Pizza Place non è altro che la pizzeria di FNAF 6. Per ora vi dico solo questo. Guardate questo staffbot. Non ha la faccia! Aspettate, usiamo la fazcam perché la torcia si sta per esplodere. Ah! Beh, abbiamo visto quanto fa schifo. C'è qualcuno? C'è qualcuno? No, vabbè. Allora attiviamo e corriamo dentro. Che brutto che sei, mamma mia. Guarda, è meglio Afton in confronto a te. Urca. Ok, lampada scassata. È pieno, ma proprio pieno di generatori. Ok, eccoci qua. Qui c'è un posto per ricaricare Freddy. Qui una stanza chiusa. Questo, pensavo di poterla penetrare per un attimo. Altra stanza chiusa. Qui c'è un palco. Un altro palco più grande. Da questo si è capito che la pizzeria è di FNAF 6, perché ci sono questi palchi enormi. È tutto distrutto ormai. Io vorrei usare la torcia, però ho paura che mi serva dopo. Quindi usiamo la fazcam. Qui ci sono i bagni. Ok, allora è più sicuro. Cos'è? Sono stato già qui in passato. Lei mi ha portato qui. Ok. Contento te. My friends are here. They are so angry, confused. Ok. But I can protect you. Sì. I am not me. Ai 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 ai, Freddy sta impazzendo. Bene, io qui non so dove devo andare. Cos'è questo suono? Oh, sì, questo qui lo conosco. Che è successo? Che è successo? Questo qui lo conosco. Ah! Mi sa che ci dobbiamo andare con Freddy, perché dite? Urca, urca. Now I have a choice. Urca. I have changed. My friends are here. Ok, ma they are so angry. Se mi buttassi su di lui, per esempio, che succede? Nulla. C'è Bonnie. Molten Freddy. Salve. Qui. Ah. Che succede? Ah. Oh. Oh no. Oh no. Oh no. Ecco qua. Ecco qua. Porca miseria. Ai 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 ai. Urca. Che sta facendo? Che sta facendo? Esci? Freddy sta impazzendo? Che sta succedendo? Aspetta, una cosa. Ok, ho messo in pausa il tutto. Ok, allora guardiamo un po' la zona, perché vorrei vederla tanto. Io che ho fatto? Ho messo un comando che mette in pausa tutto quanto.
Urca miseria. Urca miseria. Ok, allora è pieno di buchi. Qui c'è un letto, quindi qualcuno è stato qui. Qui c'è una ricarica per la torcia, potrebbe servire. Qui c'è un super corridoio. Urca. Eccolo qua. È qui. È qui. Ok. C'è un pulsante. È qua. Fuoco! Lo bruciamo. Che ironia. La chica? Dov'è? Dov'è? Ma tu stai morendo, bro. È qua. Aspetta, dov'è? 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 Non lo vedo. È qua. Ok, sei libero? Stai bene? Chica sta bussando. Ok, se ne sta andando. Direi di fermare. Cioè, credo che possiamo aprire. Dov'è? Come non possono trattenerla? Perché? Dentro di te? Ma tu stai impazzendo. Ecco, ecco appunto, ecco appunto. Dov'è, 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 dov'è? Dov'è? È qua. Dentro. Dov'è Roxanne? Era qua. Era qua. E ma ora mi cerca. No, Roxanne, no, non si fa, Roxanne. Vattene, ti prego, vattene. Ormai sa che sono qua. No, niente, morto. Però sì. Però non è valido, non è valida questa cosa, Dai. Tente condotti? Che senso? Chiudo. Chiudo preventivamente. C'era Monty? Ok. E se n'è andato adesso? Che sono questi passi? Non se n'era andato. Non se n'era andato. Vabbè, ma faccia ammazzava. Oh, che disdetta. Mi ha ucciso. E vabbè. Un jumpscare l'uno, su. Allora, facciamo il punto della situazione. Chica è la più semplice, perché basta chiudere la porta. Roxanne, a quanto pare le porte non funzionano con lei, non so perché. Devo nascondermi dentro Freddy, però devo farlo in tempo, perché altrimenti Roxanne sa dove sono e non mi libera più. Poi c'è Montgomery che esce dai condotti, devo chiuderli per un sacco di tempo. Perfetto, tutto perfetto. Sbrigati, sbrigati, ok. Vai! Penso non mi abbia visto. Ok, non mi ha visto. Sì, ma vattene. Scusami, che è sta mafia? Perché mi ha fatto uscire? Non se ne sta andando. Che devo fare? Scusa, devo tenermela. Freddy è scomparso? Dov'è Freddy? No, no, aspetta, aspetta, aspetta. Che cosa mi significa? Freddy si sta caricando. Corri, corri dentro, corri dentro, corri dentro. Dai, vabbè, ma non ci credo. Roxy, te ne devi andare. E niente, sa che sono qui. Vabbè, può capitare. Dai, ma mi butta fuori. C'è un modo per distruggere gli animatronic. Vediamo se lo trovo. Allora. Proviamo. Dovrei togliere questo. Dovrei, diciamo, volare. Poi guardarla. E fare destroy. Destroy. Target. Funzionato, funzionato. Aspetta, aspetta, aspetta. E dov'è? 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 Non avrei dovuto farlo?
Però no, non se ne andava, ragazzi. Non se ne andava. L'avete visto anche voi che non se ne andava. Vabbè, sì, sta andando bene, penso. Anche se credo di aver distrutto qualcosa, perché non sta più succedendo niente. Beh, io continuo a bruciarlo. Guarda, Freddy, io sinceramente non so che dirti. Qua non compare più nessuno. Arriva sempre. Ah! Eh? Che cosa? Wow! Wow! L'ha preso! Ok. Glam, Freddy e Gregory stanno fuggendo. Oh cavolo. Ma come 2 stelle soltanto? Ah. Ok. Beh, non è andata come pensavo. In teoria dopo Roxanne sarebbero dovuti arrivare, non so, Montgomery, Chica. Poi dalle botole sarebbe dovuto arrivare quel Molten Freddy che abbiamo visto a rendermi la vita difficile. Ma probabilmente, avendo eliminato Roxanne, il fatto di non avere un ritorno dell'animatronic ha distrutto tutto. Solo che Springtrap ha tot numero di volte in cui deve essere distrutto. Dopo averlo distrutto tot volte, parte la cutscene. L'ho superato. Ma non sarebbe dovuto andare così. Allora, in pratica, che cosa è successo? Venny stava cercando di far risorgere Glitchtrap, Springtrap, Burntrap, chiamatelo come volete. Solo che appena c'è riuscita, noi siamo arrivati e l'abbiamo distrutto manualmente. E il Molten Freddy è l'agglomerato di tutti gli endoscheletri degli animatronic precedenti, di FNAF 6, ma forse anche di altre, perché nella sua struttura si vedono sia la maschera di Circus Baby, sia quella del Puppet, Springtrap ovviamente no, e poi c'è Phantom Freddy, quindi Molten Freddy. Però c'è anche il corpo di me, la maschera di Mangle, quella di Bonnie di FNAF 1 e il corpo e la maschera di Chica di FNAF 1. Quindi in pratica gli animatronic sono riusciti a prendere la loro vendetta portando via chissà dove Springtrap. Però non è andata come avrebbe dovuto, cioè sarebbe dovuta essere molto più epica. Vedrò se riuscirò a farla come si deve. Ah, che bello! Wow! Poetico! Uno di voi mi ha detto, su Discord, mi ha detto. Ah, però, ok. Però, per scacciare via Roxanne, devi usare il voice box di Chica. Ora, se è così, effettivamente non ci avevo pensato. Però, se è così, mi arrabbio. Perché prima del voice box di Chica, io Roxy la facevo andare via normalmente. Quindi, non sento di essere del tutto nel torto. Ecco qua, ok. Funziona davvero! Ok, funziona davvero. Ma chi l'aveva capito? Però anche dirlo, no? Condotti. Eccolo là. Eccolo qui. Adesso brucia. Dov'è adesso? Ah! Ok. Ok. No. Ah. Ok, no, aspetta, lo sta prendendo. E là. Urca sti tentacoli.
Sì, tentacoli sono di molten freddi, sicuramente. Quella, via. Ok, l'ho bruciato. Quanti. Dove vai? Sbrigati a decidere. Ora. L'ho bruciato. Dove sto andando? Glitch trap. È qua, fermo. Ok, qua. Ok. Bravi, bravi tutti. Ce l'abbiamo fatta sul serio. Ce l'abbiamo fatta per bene. Sono stato jumpscherato? No, aspetta, sono stato jumpscherato mentre c'è la cutscene. Probabilmente il tentacolo mi ha preso. Facciamo finta che l'ho fatto. Bravi tutti. Ciao! Ciao a tutti, chiunque sia un albero. Ciao a tutti, chiunque sia. Ma in questo caso. Ciao a tutti, chiunque sia. Ciao. Ciao. Attenzione, no. Sbagliato. Non entro. Sono riuscito a fare. Ciao a tutti, chiunque sia. Ciao.